caratteristica è che è considerato un'arte marziale tutto occidentale. Nella forma della box dori. Contempla per la parte alta del corpo lo studio della box tradizionale, mentre invece per la parte bassa l'utilizzo dei calci con i piedi, protetti da un'apposita scarpetta. Qua abbiamo che non le vedo. Scarpe da ginnastica. Ok. Ci siamo divertiti tutto il pomeriggio. Che dà il nome allo sport, il savate. Ok. Parla dell'associazione, quando nasce. Beh, allora, l'associazione nasce 13 anni fa, mm-hmm. Siamo partiti con un corso amatoriale. Siete anche voi qua a Rivarolo, scusate. Siamo tutti insieme a Pasquaro, ci siamo spostati da poco con una palestra finalmente spaziosissima e bellissima, per cui lì riusciamo a fare veramente un sacco di attività. Da amatoriali qualche ragazzo si è trasformato in un agonista. E abbiamo portato a casa due titoli nazionali femminili, un titolo nazionale maschile, abbiamo formato sei giudici, due arbitri. Intanto passo per vedere se io c'è qualche limite. Io ho avuto il piacere di fare il giudice a Ottagon, che penso che per gli sport da combattimento sia una delle maggiori... Un grande onore. È stato un titolo valido per un mondiale, per cui insomma, grande onore. Bene, la nostra disciplina ve la facciamo vedere in due metodologie. Vi facciamo il percorso di ogni singola tecnica, quindi potete apprezzare come uno si deve muovere, e poi i concatenamenti in libertà che potrebbero simulare le prime parti di agonistica. Agonistica ci sono due tranche, una si chiama salto alla touche, dove tutti i colpi devono essere portati a bersaglio, assestati, ma non chiusi da knockout. Quindi ovviamente si vince solo per punteggio. Ok. Secondo me con questa disciplina si impara anche il francese, cioè se ho capito. Sì, tra c'è una cosa e l'altra. Un certo obbligo. Insomma, allora noi vi lasciamo il palco. Ci stiamo specializzando, spezzeremo le reni alla Francia, via. La remoche è eredità della mamma. Ah, ok. Non potevi fare nessun altro sport a questo punto. Vi lasciamo il palco, non hai bisogno di spiegare? No, direi di no. Se vuoi rimango qua. La prima parte sono i pugni che avete visto usare dalla box inglese. Ok. Quindi ok, siamo in guard, partiamo subito dalle sequenze, ragazzi, allora. 1-2 incrocio, sposto, 1-2 incrocio, sposto, e 1 fa bene, al taglio fa all'altro. Ok, dai, via! Meglio! Nelle concatenazioni ci sono ovviamente i ganci classici, quindi restiamo ancora un attimo nella box d'oltre manica. Ragazzi, allora, è distanza, ok? Distanza, entro, destro, ok? Guarda, alto, destro, 1, 2, 3, punto, ok? 1, 2, 3, esco, sposto, 1, 2, 3, esco, sposto. Vale. Ma su quella scarpetta giusta? No, no, ecco. Io sono curioso di vederla. Molle. Buonissimo. Allora iniziamo a introdurre la parte dei calci. Noi abbiamo una regola importante che ci differenzia dalla kick e dalla tie, che è vietato colpire con la tibia. Il piede è coperto da una scarpetta. Praticando karate, kickboxing, Thai box si praticano a piedi nudi. I piedi sono delicati, per cui colpire di piede può essere pericoloso. Noi abbiamo un vantaggio, non è che siamo più furbi. Abbiamo protetto i piedi con una scarpetta e ci siamo dati una regola: vietato colpire di tibia, per cui la distanza del calcio resta molto lunga. E la distanza per poi rientrare con le braccia deve essere accorciata con un movimento, per cui un'ulteriore fatica. Come complicarsi la vita? Esatto. Come complicarsi la vita? Vediamolo all'atto pratico. Io mi sposto.
microfono. No, potete notare i ragazzi dall'altra parte del palco che chiudono i colpi da knockout. Un colpo ricevuto ripetutamente sulle ginocchia o sulla, sulla sciatica azzoppa l'avversario, quindi lo mette in difficoltà nel proseguire il combat. Le ragazze invece vanno alla touche, quindi si toccano, è assestato, però non crea danno, quindi si può fare anche a livello amatoriale. Una domanda stupida, combattimenti, cioè diverse altezze avvantaggiano o svantaggiano? Allora, le categorie sono come per il pugilato, quindi si va per sesso e per peso. Ovviamente si cerca di essere il più leggero della categoria sotto, scusa, il più pesante della categoria sotto piuttosto che il più leggero della categoria sopra. Ovviamente fisici diversi portano a strategie diverse. Un arco più lungo mi avvantaggia, assolutamente sì, mi avvantaggia in un colpo del genere. Per cui banalmente, se io ho un avversario molto lungo, devo usare una scherma più rapida o una scherma più aggressiva, quindi chiudere la distanza per impedirgli di usare le sue leve lunghe. Le strategie dei piccoli, comunque, esatto, sempre, esatto, in ogni caso. Ok, allora, aggiungiamo. Il jab lo uso solo per la distanza. Distanza, sposto, due te, chassé, spostare, ok? Buono. Due volte a testa. Metti la guardia, Sele, quando lui entra metti la guardia. Allora, fondamentalmente vi abbiamo fatto vedere pugni diretti, ganci, quindi colpi circolari con le braccia. Vi abbiamo fatto vedere il primo calcio circolare e il primo calcio diretto. Quindi in qualche modo vi ho brevemente dipinto la possibilità di combinazioni di colpi. Adesso separo i ragazzi, vi facciamo vedere come ci si può allenare, ce lo fanno vedere Giovanni e Selena, quindi fai fare un attimino di pau, molto molto tranquillo. Poi facciamo un assaltino alla touche che ce lo faranno Francesca e Luisa e poi un, diciamo così, un assalto senza troppe preoccupazioni che ce lo fanno vedere Alessandro. Cioè, valido tutto, ok? Beh, proprio tutto no. Cioè, ci tiene molto a voi, devo dire che vi, cioè, vi allora, io voglio vantarmi di una cosa, che in tutti questi anni di attività, di allenamenti e di gare che abbiamo fatto, non abbiamo un infortunio. Questa è buona. Però tanta ginnastica e tanto stretching, la preparazione è fondamentale, assolutamente. Come in tutti gli sport, assolutamente. Ok. Allora, gioca, questa è una modalità dove la fantasia di chi comanda obbliga chi riceve il comando a sapere eseguire tutte le tecniche che vengono chieste, quindi recuperare le distanze lunghe per fare bene il calcio con la gamba distesa, accorciare la distanza per portare bene i colpi di mano e ovviamente gli spostamenti. Considerate che ogni volta che uno va ad allungare un calcio deve stare in equilibrio, deve ritornare a settare il corpo per poi poter fare altre tecniche. Per cui questa è una delle metodologie d'allenamento. Più potenza, più velocità sono la crescita che man mano si porta avanti per arrivare alle gare. Ma comunque. Ok, grazie. Cerca di andarla a prendere, Lu, falla prendere.
Fidati della guardia, fidati della garde. Eccola, brava! Questa cosa di tutto quanto in francese è sciccissima, però... rende questa cosa sciccosissima da morire. Questa cosa sciccosissima, che è comunque molto complicata, fa sì che... la... Ah, sì, 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 assolutamente sì. Per cui quello che stavo apposta per dire è: non ci si può distrarre, perché come ti distrai ti prendi una scarpata sul naso, che non è gradevole, anche se non è portata con violenza. Per cui grande dimestichezza delle ragazze, bravissime. Buona, io se sento ci siamo organizzati con le ragazze, c'è lei che mi fa sui minuti, E qui siamo libera tutti, Tana libera tutti, fate cosa volete, se non ho capito male, no? Più o meno. In questa modalità, come notate, le distanze iniziano a diventare più corte, l'aggressività è aumentata e ovviamente la possibilità di riuscire a infilare un colpo da knockout o di piedi o di mano è più alta. Ma in zona ci sono altre società? Allora, questa a Torino. Quindi voi come vi gestite i campioni? Cioè... No, no, falli andare, quando hanno finito mi... Ah, ok, vabbè, se devi, se devi fermare no, si ammazza. Allora, lui ha i paratibie, lui non ha i paratibie. Dovremmo avere i protezione per i genitali, il caschetto. Ok. Per cui... Ma scusa, hai detto andate, sì, cioè sì, loro sono loro andati. Sì, sì, loro se non li andati. Fermi sono inarrestabile, assolutamente. Ok. Andrebbero avanti a combattere fino a domani. Sì, sì. È da stamattina alle 10 che... Tu non c'eri, ma gli ordini in francese veramente ce ne sono. Sì, no, ma mi sono gustati. Sono una sciccheria. Ci sono campionati, ci sono incontri? Allora, cioè... assolutamente sì, il 12 di ottobre a Cogoleto ci sarà la finale dei mondiali, a Milano non mi ricordo più l'anno, io avevo partecipato a un Open, quindi c'era Croazia, Germania, Belgio, Francia, Io stavo comodo appoggiato in dolce domani. Compagnia. Chiaramente, per terminando loro di combattere, qua il palco rimane. Beh, è così rilassata l'atmosfera. Ci serve che ma come così deve essere, casa, è sport. Fossimo casa è nostra. Sport, deve essere rilassata la cosa. Assolutamente. Come si può, come si difende l'Italia? Come l'Italia siamo messi? Siamo rientrati la settimana scorsa. Murons, perdonami. Lui è il nostro uomo social, per cui mondiali di Savat li hanno fatti da poco, rientrati 3 settimane fa, 2 argenti, 1 bronzo, me li ricordo. Quindi direi bene. Ci stiamo difendendo bene. La federazione di cui facciamo parte da qualche anno è la Fight One, che è quella che organizza praticamente tantissimi eventi sportivi di altissimo livello ed è riuscita in qualche modo a riunire la Savat che si era spezzettata in tanti piccoli, tante piccole realtà. E sta rimettendo in piedi dei nazionali con tutte le regioni, infatti spesso si scende in Puglia, in Sicilia, piuttosto che diciamo che la ripartenza della Savat dopo il secondo conflitto mondiale è stata in Liguria e in Lombardia, per cui qui c'è, noi siamo un po' in disparte, ma ci sono, diciamo, margini di crescita. Sì, abbiamo ampi margini di crescita. Grazie ancora. Grazie a Rudis Savat, un applauso ancora oggi. Grazie mille a voi per l'opportunità, è stato bellissimo.